Ciao a tutti, oggi studiamo insieme il numero 17 di Kreutzer, uno studio in cui troviamo tantissimi aspetti tecnici molto interessanti. Guardate questo tutorial anche se volete imparare un metodo di studio analitico battuta per battuta. Mi chiamo Tommaso Luvison, sono un violinista e musicologo, lavoro in orchestra stabilmente da tanti anni e ho insegnato in conservatorio violino e musica da camera. In questo canale tratto argomenti che riguardano il violino, ma anche la musica in generale e la professione di violinista o musicista in Italia. Iscriviti subito se non l'hai ancora fatto. Ho citato lo studio 17 di Kreutzer in un mio recente video dal titolo 4 studi in 15 minuti. In quella sequenza di studi, che ti consiglio di andare a vedere se ancora non l'hai fatto, ho inserito il 17 di Kreutzer proprio perché tratta molti problemi legati alla mano sinistra e all'arco. Vediamo un po' quali sono nello specifico. Per quanto riguarda la mano sinistra c'è una forte presenza di trilli con il terzo ma anche con il quarto dito, il che consente una certa ginnastica, potremmo dire, che va bene sia come riscaldamento che come rafforzamento della mano sinistra. Poi, per quanto riguarda l'intonazione, ci sono alcuni intervalli particolari che richiedono un certo tipo di studio che trovo molto utile nelle posizioni acute. E poi c'è un lavoro che riguarda gli arpeggi che c'è fino dalla prima battuta e che ci consente di sviluppare meglio l'intonazione armonica, basata quindi su un accordo ma sviluppata in orizzontale attraverso forme che richiamano l'arpeggio. Per quanto riguarda invece la mano destra, questo è veramente uno studio fantastico perché presenta tante problematiche relative alla distribuzione dell'arco, un argomento che voglio trattare nel dettaglio in un mio prossimo video. Trovo che sia fondamentale per la tecnica del violino capire come usare la giusta quantità di arco su ogni nota. Oltretutto vi sono in questo studio alcuni passaggi in cui bisogna modificare anche la velocità dell'arco, quindi distribuzione, quantità, velocità, e infine abbiamo due colpi d'arco importanti che sono lo staccato e il legato, con legature anche molto lunghe da studiare. Andiamo adesso a analizzarlo e a studiarlo battuta per battuta, partendo dall'inizio. La battuta 1 fa così. Allora abbiamo un arpeggio di Sol maggiore che viene proposto con un colpo d'arco staccato e con una formula spezzata. Quindi la cosa che dobbiamo subito fare è quello di focalizzarci sull'intonazione. Partiamo dalla tonica, il Sol, Sol alle varie ottave. Poi il quinto grado. Ecco, quindi possiamo usare in questo caso le corde vuote. Cercheremo comunque di imparare ad ascoltare qual è l'armonia dell'accordo in quel determinato passaggio. Ad esempio in battuta 3 abbiamo un Re maggiore. Quindi vedete che anche qui possiamo aiutarci un po' con le corde vuote, però in realtà dobbiamo sviluppare noi il giusto senso degli intervalli in rapporto all'accordo, all'armonia di quella determinata battuta. Dopodiché facciamo un lavoro anche sul colpo d'arco e qui abbiamo due possibilità. Dobbiamo studiare lo staccato, a mio avviso sia corto con poco arco che più lungo, il grande staccato. In ogni caso il colpo d'arco deve essere un colpo d'arco netto che ha un inizio e una fine. Questo è quello più corto, quindi sempre possiamo esercitarci ovviamente facendo un po' più lungo l'intervallo tra una nota e l'altra. Oppure possiamo fare il grande staccato. Questo è un bel colpo d'arco da studiare perché dobbiamo riuscire a mantenere l'arco nel binario
nel binario intendo della direzione, anche se non è sempre facile, anche perché in questo caso la complicazione aggiunta è quella dei giri di corda. Abbiamo questo staccato con giri di corda. Dovrà essere tutto molto pulito, molto accurato. Eventualmente studiamo con gli stop prima del giro di corda. Stop, stop, laddove è necessario, ovviamente. Andiamo alla battuta 2. Qui cominciano i trilli. Allora, questo è interessante perché abbiamo un trillo col terzo dito. Ecco, in questo caso dobbiamo cercare di affrontare le diverse problematiche separatamente. Il trillo. Quindi partiamo per lo studio del trillo. Qui ti consiglio di vedere il video che ho fatto sullo studio 14 che parla proprio in maniera analitica del trillo partendo da poche note e aggiungendone via via. Partiamo dalla nota reale, quindi... Poi aggiungiamo la acciaccatura che c'è prima. Poi aggiungiamo un poco trillo. E poi aggiungiamo ancora note. Ovviamente avanti aggiungendone... Costruiamo un po' alla volta il nostro trillo. Adesso io sto semplificando con un po' di rapidità, ma insomma le varianti sul trillo ne trovate finché volete. Ecco. Un altro aspetto interessante di questa seconda battuta è il cambio di posizione tra la nota, come dire, finale del trillo, la risoluzione, che è scritta reale, almeno sulla mia edizione, l'edizione principe del Kreutzer, quella che uso io, il Fa. Abbiamo un cambio di posizione prima terza con la stessa nota, quindi in questo caso io consiglio di studiare il cambio di posizione con il terzo dito. Quindi massima attenzione all'intonazione dell'unisono, perché di fatto è un unisono, però su posizioni diverse. Stessa roba all'indietro. Quando andate all'indietro, consiglio di pensare alla sostituzione del dito, mano che va un po' all'indietro e poi sostituzione del primo dito con il 3, mantenendo ovviamente il focus sul fatto che l'intonazione sia assolutamente precisa. Ecco, a tutto questo dobbiamo aggiungere la legatura anche tra corde diverse. Io consiglio di non sollevare l'arco tra una corda e l'altra, ma piuttosto di pensare a una curva verso il basso che ci permetta di legare al meglio i due trilli, insomma, il primo, secondo, quarto. Ovviamente a mano lavoriamo per aumentare un po' la velocità. Adesso andiamo avanti con le battute successive, salto la battuta 3 e 4, perché la battuta 3 e 4 sono uguali alla battuta 1 e 2, e poi anche più avanti avremo delle sezioni che ripetono e che dovete affrontare con le stesse modalità analitiche che abbiamo visto. E andiamo alla sezione che va da battuta 5 a battuta 10, che è questa qui. Eccetera. Quindi abbiamo delle sezioni sempre con il legato, però con un elemento in più per l'arco, che è lo sforzato. Che lo sforzato nella legatura lo sforzato all'inizio del trillo ci permette di rendere il trillo più brillante. Quindi fatelo con convinzione, dando
un po' di colpo con l'indice. Io penso a dare un... Penso di dare una specie di accento, proprio, beh, uno sforzato, di dare un accento dando un colpetto verso il basso con l'indice e facendo questo tipo di movimento di scatto in modo che esca subito il suono più brillante. Per quanto riguarda il trillo, ecco, anche qui potete applicare le solite varianti. Poi terzina. Dopo quartina. Eccetera. Ecco, dopo un po' che avete applicato le varianti ritmiche, io consiglio di andare sul trillo libero. Non vi fissate troppo sul trillo misurato, perché dopo un po' bisogna anche trovare la propria dimensione del trillo, la propria velocità. Ecco, non fate l'errore, o meglio, fatelo in maniera consapevole, se volete, per fissare la risoluzione, di fermare il trillo poco prima. Ecco, fatelo solo finché non avete imparato a collegare la risoluzione, che è fatta da due semicrome, per collegare la risoluzione al trillo, però tendenzialmente non ci dovrebbe essere una fermata della nota. Dovrebbe andare avanti. Ecco, un ultimo elemento, ecco, per quanto riguarda il quarto dito, cercate di lavorare da subito con la giusta articolazione. Ecco, il quarto dito in genere va un po' in sofferenza sul trillo e il suono risulta anche un po' opaco. Io consiglio di applicare due stratagemmi. Uno, quello di lavorare sempre in maniera elastica e rafforzare, pensare non di schiacciare il quarto dito, ma di dargli come un rimbalzo, come se l'articolazione partisse in questo modo, e forse un rimbalzo rispetto a un'articolazione, come se si tira un elastico e si lascia cadere il dito, e poi di pensarlo un po' in avanti, soprattutto nell'intervallo di tono, cercare di tenerlo un pochino ampio. Quindi sull'intervallo di tono un po' più ampio e sull'intervallo di semitono invece giusto alla sua distanza. Sul quarto dito c'è da lavorare per rafforzare l'articolazione, ma questo è uno studio che fa molto bene con questo obiettivo. Andiamo avanti, superiamo battuta 11, 12, 13, tutte battute in cui ci sono problematiche simili a quelle che abbiamo già visto, e andiamo a battuta 15, perché battuta 15 è una battuta in cui succede sempre questo classico errore. Cioè, ci troviamo con pochissimo arco per la nota da due quarti. Allora, questo è un classico caso in cui bisogna lavorare molto sulla distribuzione dell'arco. L'ho anticipato nell'introduzione, ma adesso vediamo di capire cosa si intende per distribuzione. In questa battuta partiamo dall'idea che la nota da due quarti, che è con un trillo, uno sforzato, a mio avviso va eseguita con tutto l'arco, verrà in su, e quindi come facciamo ad arrivare alla punta per avere la disponibilità di tutto l'arco per suonare con un suono pieno questa nota da due quarti? Dobbiamo pensarci prima. Quindi se noi siamo al tallone con questo si, abbiamo varie ipotesi. Possiamo o lavorare usando più arco sulla prima, poco arco qui, quindi appoggio sulla prima e poi pochissimo arco su quello che viene dopo per stare nella metà superiore. Ecco,
Questa potrebbe essere un'ipotesi. La seconda ipotesi è che noi recuperiamo via via nelle note piccole l'arco per portarci fino alla punta. Recupero poco, lungo, poco, di più. Ve lo faccio vedere in velocità. Ecco, in questo caso a me sembra più complicata questa cosa di recuperare, di spostarci gradualmente verso la punta. Io sarei più dell'idea di usare un po' più di arco senza dare un colpo sulla prima croma e poi pochissimo arco su quello che viene dopo, in modo da distribuire bene, avere poi margine per suonare la nota da due quarti. Faccio una volta. Qui inizia un'altra cosa. Eccoci allora a battuta 19 e 20, dove c'è un altro interessante passaggio per l'arco. Abbiamo un'arcata lenta, lunga, un'unica legatura di 4 quarti con anche dei trilli del quarto dito, quindi un passaggio interessante sia per la mano destra che per la mano sinistra. Dopo riprendiamo con un'arcata altrettanto lunga a battuta 21-22. Però adesso guardiamo un pochino come lavorare. Ecco, è importante lavorare sull'intonazione innanzitutto. Qui si presenta la stessa situazione che avevamo a battuta 2. Quindi questi cambi di posizione su unisono che vanno sempre studiati con la nota di passaggio, con la massima attenzione, e poi questa arcata lunga con due sforzati, uno all'inizio . La cosa che possiamo, su cui possiamo lavorare è la distribuzione uniforme dell'arco. Pensiamo di usare metà arco per metà legatura, quindi primo, secondo quarto, terzo e quarto quarto. Primo, secondo quarto, terzo e quarto quarto. Velocità costante dell'arco, ma sempre massimo appoggio. Questo appoggio lo dobbiamo mantenere anche nelle due battute successive che andiamo a vedere e che in questo caso hanno una piccola differenza, anzi una differenza abbastanza importante. Per la mano sinistra non abbiamo più i trilli, ma abbiamo delle scale di semicrome, dei passaggi di semicrome con scritto dolce. Qui dobbiamo infatti cercare anche, in questo lo studio 17 è interessante, dobbiamo cercare anche di migliorare l'espressività nelle arcate lunghe. Quindi ecco, utilizziamo queste quattro battute per lavorare su un arco che sia sì lento e ben distribuito, ma anche espressivo, non passivo e, come dire, troppo esile. Diamo anche un po' di appoggio laddove sentiamo che la frase sale e poi la distendiamo un po' dove scende. Insomma, lavoriamo con l'arco, usiamo proprio questo passaggio per utilizzare in maniera attiva un arco anche quando è molto lento. Attenzione quando abbiamo i giri di corda qui. Qui colleghiamo bene. Ricordatevi, l'ho già detto quando nel video sui 30 minuti di tecnica spiegavo come collegare da una corda all'altra, facendo sentire per un momento la nota, le due note assieme. Questo potrebbe essere uno studio preliminare in questi passaggi legati. In modo che non si senta, uno scalino da una corda all'altra.
Ecco, ovviamente se avete difficoltà a eseguire tutta l'arcata lunga subito, partite legando 4 note alla volta, come si fa sempre. Poi ne fate 8. E poi mettete le 16 note. Andando direttamente a battuta 37, c'è di nuovo una problematica che riguarda la distribuzione dell'arco. La evidenzio per dire una cosa: quando avete dei problemi di distribuzione dell'arco, è un passo simile a quello di prima, in questo caso abbiamo anche lo staccato, ma dobbiamo trovarci in un punto che ci consenta nell'ultima parte della battuta 37 di eseguire con agio le note legate. Quindi parto dalla battuta prima. Comincio a pensare che avrò bisogno di arco, mi resto nella metà superiore, in modo che poi ho tutto l'arco per poter suonare le note legate. Quindi abituatevi a pensare a quello che viene dopo, e anche quello che viene adesso, battuta 38, è un'arcata lunghissima, sempre un'arcata che dura tutta la battuta, quindi dovremo rallentare. Quindi arco adesso più lento. Avete visto, siamo passati dallo staccato, più veloce, più scattante, a 5 crome di legatura, quindi arco più lento, e poi ancora più lento perché è un'intera battuta. Se noi riusciamo a prevedere prima come dobbiamo usare la velocità dell'arco, non ci troveremo mai nella situazione di non avere abbastanza arco a disposizione. È un lavoro attivo che bisogna fare sulla tecnica dell'arco. A battuta 38-39, questa che stavamo suonando, aggiungo che qui c'è un passaggio abbastanza da studiare per l'intonazione. C'è un allungamento, la 3-4, e poi questo. Bisogna studiare il cambio di posizione. Quindi attenzione a questo passaggio. Fatelo in maniera fluida con la mano sinistra e cercate di studiare bene il percorso che deve fare la mano per l'intonazione. E da qui in avanti le problematiche sono abbastanza simili, tranne a battuta 34 abbiamo una buona opportunità per studiare crescendo e diminuendo su arcate giù su. Abituatevi a usare l'arco in crescendo anche alla punta, quindi come dire, sostenendo alla punta. E dopo, quello che viene dopo, sono di nuovo gli accenti a metà. Ecco, in questo caso non c'è niente di particolare se non di dare l'accento a metà della legatura. Infine mi ero segnato a battuta 60-62, passaggio un po' per l'intonazione da studiare. Cambio, cambio, eccetera. Diciamo che è un passaggio da studiare con i vari cambi di posizione, tenendo la mano ordinatamente nel modo giusto, con le note di riferimento giuste per ciascun blocco. Quindi ok. E infine, a battuta 69, un altro passaggio da studiare secondo me con uno stop, che è questo. Studiate bene il cambio di posizione. Questo re do diesis va studiato il passaggio 2-2 per centrare la mano e fare il cambio con sicurezza. Ecco, un'ultima considerazione voglio farla sulla scelta del tempo per questo studio. Secondo me questo è uno studio che risulta
utile, indipendentemente dall'indicazione dell'autore che è moderato. Ecco, indipendentemente da questa indicazione, secondo me è utile sia studiato moderato, quindi intorno a 90, che studiato molto lento, 60-55. Questo perché possiamo variare il tipo di colpi d'arco da applicare e le difficoltà. Se lo studiamo a una velocità moderata, intorno ai 90-92, avremo questo tipo di impostazione. Ovviamente dovremo usare poco arco negli staccati e avremo meno difficoltà a sostenere il suono nelle legature, perché essendo più veloci magari abbiamo più difficoltà a fare i cambi, i passaggi con la sinistra, però le legature non sono estremizzate come lentezza dell'arco, però è utile per la brillantezza, per renderlo uno studio piuttosto virtuosistico. E invece, se partiamo a un tempo più lento, possiamo studiare il grande staccato e complicarci la vita sull'arco tenuto, sulle legature lunghe. Questo dunque 17 di Kreutzer, secondo me, va studiato con due tempi completamente diversi. Va studiato ed eseguito con due tempi diversi, proprio perché si modifica il tipo di abilità che ci viene richiesta per eseguirlo. Il video finisce qui, vi ringrazio per l'attenzione e fatemi sapere cosa ne pensate. Se questo tutorial vi è stato di qualche aiuto, potete iscrivervi al canale, magari lasciarmi un like sotto questo video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!